Mi chiamo Pap Huma. Sono arrivato in Italia nel 1984. Vivo a Milano, faccio lo scrittore e il libraio. Un pomeriggio del 2006 camminavo sul marciapiede vicino alla fermata di un tram, era il capolinea. Dal tram sono scesi dei controllori e mi hanno chiesto il biglietto. Io non stavo né salendo né scendendo da un tram, dovevo solo attraversare la strada, allora ho rifiutato di far vedere il biglietto, anche se avevo l'abbonamento in tasca. Loro hanno iniziato a insultarmi pesantemente, dicendo che questa era casa loro, che facevano quel che volevano. E io ho risposto ai loro insulti e sono stato colpito da un pugno da uno dei controllori e io ho restituito il pugno, ho ricevuto. E l'altro controllore è intervenuto, sono arrivati altri due controllori, erano in quattro, e mi hanno buttato per terra. Mi hanno insultato pesantemente, negro di merda, mi hanno preso a calci. È arrivata l'ambulanza perché è intervenuta la polizia e sono finito al pronto soccorso. Il giorno dopo ho sporto una denuncia in tribunale. La mia denuncia è stata archiviata. I controllori hanno presentato una denuncia e la loro denuncia è stata accettata ed è andata avanti. Per 6-7 anni sono stato trascinato in tribunale come aggressore. Che cosa è successo? Perché uno dei controllori ha dichiarato di essere stato aggredito da me e un altro dei controllori si è presentato come testimone. Si è presentata anche un'altra persona che non so da dove è spuntato, che ha detto che ha visto tutto, che sono stato io a aggredire i controllori. C'era un ragazzo che mi ha detto: io ho visto tutto, però fratello mio, io non posso testimoniare perché io sono un arabo. Secondo te che credibilità potrebbe avere? Siamo tutti due stranieri, che credibilità potrebbe avere la testimonianza di un arabo, ecco, per un nero africano? Io devo dire che sono stato da un lato un po' più fortunato da altri, perché in quel periodo succedevano spesso che dei ragazzi con la pelle nera venissero aggrediti in Italia e in altre città d'Italia. C'è il caso di Ahmed Ba, che è un attore che vive qui in Lombardia. Un altro ragazzo è stato accoltellato non da controllori ma da uno sconosciuto mentre aspettava il tram. È il caso di un altro ragazzo senegalese che si chiama Suleiman Sarr, è stato aggredito mentre era dentro il tram, accoltellato. Tutti e due sono finiti quasi in fin di vita in ospedale e lì non ci sono stati indagini della polizia, neanche un'indagine c'è stato. Tra il 2004 e il 2012 ci fu una campagna mediatica quotidiana contro gli stranieri. Tutti i giorni, alla radio, sui giornali, dibattiti televisivi, talk show, si dicevano che si parlava degli immigrati come invasori. Dicevano che gli immigrati portano insicurezza agli italiani, che gli italiani avevano paura. E si sentivano insicuri, avevano paura di uscire da casa, di salire sul tram, che gli immigrati erano pericolosi e tutti i giorni era così.
C'erano i politici, ovviamente, politici soprattutto di destra, ma anche una parte della sinistra, che dicevano che c'erano anche troppi figli di immigrati nelle scuole, che bisognava fare le classi ponti, che bisognava diminuire il numero dei figli di immigrati nelle Si scuole. vedono compravo, lavavo, spacciavo e la legalità dove sta? Giri lei con sua mamma o sua sorella da sole qui di sera e persino lei che non è molto intelligente dovrebbe riuscire a capirlo. Quindi queste persone sono state anche vittime, i miei aggressori, controllori, erano delle vittime, ecco, di questa atmosfera creata, surreale, che è stata creata ecco, dai media. Quando sono stato condannato, la mia prima reazione è quella di dire: me ne vado via da questo paese. Basta, non voglio più vivere qui anche dopo tanti anni. È un fatto che non riesco a digerire, è difficile da digerire. Sono passati 10 anni, ma io ci penso tutti i giorni. Tutti i giorni ci penso a questa aggressione. Io sono stato aggredito 2 volte, sia dai controllori, offeso, umiliato, insultato, e poi dopo condannato dalla giustizia italiana.